sei Tom Baker, vero? Cosa? Mi hanno parlato di un vostro giocatore che ha una tecnica eccezionale e mi hanno anche detto che la nostra squadra vincerebbe ad occhi chiusi il mondiale se potesse schierare quel giocatore. Questo anche se siamo già una delle squadre più favorite della Coppa del Mondo giovanile. Oh oh! Ho sentito molto parlare di te, come del miglior regista europeo a livello giovanile. Tu sei il giocatore che ridarà sicuramente lustro alla Francia calcistica, il grande Pierre. Visto che mi conosci già, facciamo parlare il pallone adesso. Dai, cerca di togliermelo! Sei più forte di quanto credessi! No! Oh, che cosa? Prendila, quella maglia è tua. Cosa? Ascolta, ti chiediamo di partecipare alla Coppa del Mondo giovanile che si giocherà qui a Parigi. Sei stato convocato ufficialmente, quindi da ora hai il grande onore di far parte della squadra giovanile giapponese. Grazie, ma non so se sono all'altezza. È un'occasione da non perdere. Allora continueremo la nostra sfida sul campo del Parco dei Principi. Qui a Monaco giocheremo con la squadra giovanile del Bayern. Sarà la nostra ultima partita amichevole in Germania, quindi fate bella figura, mi raccomando. Domani giocherà anche Olli, quindi non ci batterà più nessuno. Sì, Marc e Philippe finalmente hanno accettato che entrasse in squadra e con lui saremo veramente imbattibili. Comunque ora pensiamo a conquistare la prima vittoria. Vittoria! Signor Marshall. Sì, dimmi Kirk, che cosa c'è adesso? Il presidente dell'Amburgo ha dato il nulla osta a Benji per giocare con noi la Coppa del Mondo giovanile. Oh. Avendo fatto entrare in squadra Olli, immagino che non farete difficoltà ad accordarmi lo stesso privilegio, dico bene? Sì, anche se poi saranno soltanto le nostre reali capacità a decidere chi scenderà in campo. Staremo a vedere. Sì, saranno solo le tue reali capacità a farti conquistare un posto in prima squadra. A Parigi comunque ci sta aspettando un altro grande giocatore con la maglia numero 11. Si chiama Tommy, ve lo ricorderete tutti, credo. Tommy, non posso crederci. Evviva! Sono tornato. Oh, ciao Tommy. È una maglia nuova quella che vedo? Questa volta quale squadra aiuterei? In realtà non ho ancora deciso se accettare. Strano, Tom. Tu di solito sei sempre disposto ad aiutare qualunque squadra te lo chieda. Stavolta si tratta di una proposta che devo valutare a fondo. Dove stai andando, Mark? Vado a fare due passi qui al parco. Dai, andiamoci anche noi. Certo! Oh, oh. Andiamo, ragazzi, voglio esercitarmi un po' con voi. Che cosa? Ti sei già cambiato! Ehi, ragazzi! Avete visto Olli? Sì, Bruce, è già andato al parco. Non perdiamo tempo, allora. Sbrighiamoci, arrivo! Un, due! La squadra si sta già allenando. Davvero? Vogliono evitare altre sconfitte in futuro. E poi sembrano molto stimolati dal fatto che solo chi dimostrerà le sue reali capacità potrà scendere in campo. E domani giocherà la squadra che tu sceglierai oggi.
Cosa? Ora vi darò la formazione che scenderà in campo. All'attacco Everett, Lenders e James Derrick. Sì, signore. Al centrocampo ci saranno Mellow, Derrick e naturalmente Atom. Grazie, mister. In difesa Reynolds, Yuma e Harper. Sì, signore. Philip Callaghan oggi farà il difensore centrale. Sì, signore. In porta ci sarà Ed Warner. Grazie. Come mai non porti la nostra divisa? Per contratto io sono dell'Amburgo. Mi hanno dato il permesso di giocare con voi solo in occasione della Coppa Giovanile del Mondo. Oggi cerchiamo di entrare in campo rilassati e mettendocela tutta vinceremo! Vinceremo! Questa di Monaco di Baviera contro la squadra giovanile del Bayern è l'ultima partita che la rappresentativa giapponese giocherà in Germania in preparazione dei campionati del mondo. Eccomi di nuovo in campo e questa volta contro una squadra con cui non ho mai giocato. Tieni, Ollie! Ehi, sveglia! La squadra si aspetta molto da me. Ah! Atton con la maglia numero 10 ritorna in campo dopo un lungo periodo di sosta e dimostra subito di non aver affatto perso la sua classe. Una serie di scambi tra Atton e Mello, che lascia poi la palla al proprio capitano. Ce la faremo. Lo so che ce la faremo a vincere. In Europa ancora non sanno di che cosa siamo capaci. Ecco Atton che carica il suo famoso destro. Ed è gol! Evviva! Evviva! È la prima volta che il Giappone si porta in vantaggio in questi amichevoli premondiali. Atton ha eseguito un tiro magnifico. Comunque ecco il Bayern che si porta subito all'attacco. È un'azione travolgente che li ha già quasi portati in area. Il Giappone si trova in difficoltà mentre spiove una palla al centro dell'area. Non si passa da questa parte! Ma Callaghan anticipa tutti e allontana il pallone di testa. Vai, Olli! È un lancio per te! Grazie, Fini! A te, Mark! Gran bel passaggio, Olli! Atton lancia di precisione su Lenders. Devo prenderla. Il numero 9 giapponese si coordina benissimo e batte in mezza rovesciata e gol! Il Giappone raddoppia! Il portiere tedesco non ha fatto neanche in tempo a muoversi per la violenza del tiro di Lenders. Gran parte del merito va però al preciso passaggio di Atton. Il Giappone ora conduce per 2-0. Il nostro gioco è cambiato completamente grazie all'ingresso di Olli. Nel secondo tempo il Bayern attacca ancora, ma senza risultati apprezzabili. Attento, Olli! Il Bayern conquista palla a centrocampo e scatta in contropiede. Ecco il tiro del numero 11. Ma Warner blocca brillantemente sventando la minaccia. Ecco il numero 1 giapponese che si accinge al rinvio. La difesa del Giappone è eccellente ed impedisce al Bayern di rendersi pericoloso. Atton controlla la palla nonostante due interventi ai limiti del regolamento e si porta a ridosso dell'area di rigore tedesca. Un passaggio in avanti, il numero 10 giapponese sembra perdersi in aria, ma ecco Callaghan che si accorre dalle retrovie. Il numero 12 opera uno dei suoi famosi tiri al volo. Ed è gol! Il Giappone ha portato a 3 le sue reti di vantaggio.